senza gatto? No, veramente, c'è un gatto in casa che mi sta dando La fastidio. partita Tra l'altro forse l'ha sta andato a per mettere su un cominciare. La posto partita sta vicino al per portatile. cominciare. Vediamo cosa c'è. Ecco, salve a tutti e bentornati su Italian Esports Network. Come comincerei se fosse un video? Intanto vi presento i due giocatori che si sfideranno per questa finale Master e Diamond di questa OTS Opening Cup da ESL. Il nostro amico in basso a destra, il nostro amico Fatal Error del team Bastardi senza gloria, i BSG, si sfiderà col Terran, il Terran verde. Control CTRL per gli amici, spawnato in basso a sinistra, quindi una close position by direi air, perché non è land, però non importa, intanto è una close position. Intanto vediamo il nostro amico Control che va a mettere subito il suo deposito come si deve giustamente fare. Infatti ha fatto la chiusura per potersi difendere da early push da parte di Fatal Error, che non so come potrebbe sapere subito dove si trova il suo avversario, ma non si sa mai, meglio essere sicuri. Se Urkun vuole dire qualcosa prima che cominci a parlare a sproposito senza più lasciargli diritto di parola, faccia in questo momento tacqua per sempre, taccia per sempre. E beh, io mi tacco volentieri quando ne avrò la possibilità. Intanto vi posso dire che i due giocatori non sono presenti ancora sull'Wikipedia, benché siano, se non sbaglio, Fatal Error è un master, mentre di CTRL o Control che si voglia non lo so, quindi non dirò niente su lui, ma immagino che anche lui sia abbastanza bravo, quindi probabilmente sarà anche lui il master. O ci arriverà a brevissimo, visto che è arrivato già in finale. Vi ricordo, questa ancora è la finale per quanto riguarda la Lega Diamante e Master del torneo di Heart of the Swarm, l'Opening Cup. Il Basagatto stava salendo sul portatile, l'ho visto molto in pericolo, ma comunque parliamo ancora del gioco. In questo momento Fatal Error, anzi CTRL, si Ha messo chiude, pure il suo cerca di gas chiudersi. a 13, quindi potremo vedere una 1-1-1 come ai bei tempi di WoW, oppure anche un Reaper Rush. Infatti vedremo un Reaper Rush già dai primi minuti, appena raggiunto 50 di Vespene. Il giocatore Terran ha deciso di costruire un Reaper per arrasare il suo avversario e uccidere qualche drone che tra l'altro è partito di Hatchery First, e quindi la sua pull arriverà un po' più in ritardo. C'è già un gas in questo momento. C'è già il primo Reaper, scusa se ti interrompo, Yetto, sta per uscire il primo Reaper. Ora non c'è bisogno più del modulo tecnologico per costruire i Reaper come succedeva in Wings of Liberty, quindi Reaper a ras a go-go. Reaper tra l'altro in questa espansione hanno la possibilità di E tra l'altro curarsi, se non sono anche ricordo un po' male, più anche di veloci, Urkan, vedere. scusa se ti interrompo, volevo aggiungerlo. Eh sì, ma si vede che hanno le fiamme più lunghe, quindi molto probabilmente Il cast professionale di mangiano più Urkokan che gas ci dai fa loro. notare le fiamme più lunghe dei Reaper. Intanto subito blatte da parte di Fatal Error, che produce anche 4 Ling per difendersi. C'era un piccolo bunker da parte di Control, che era probabilmente per trollare un po' il suo avversario, per farlo preoccupare un po'. Intanto l'amico di questo Reaper fa in modo che non muoia. Arriva pure l'espansione da parte del giocatore Terran, che l'ha presa un po' più in ritardo rispetto al suo avversario. I Ling vengono sparsi un po' per la rampa, che comunque, sebbene il Reaper possa saltare attraverso i livelli, l'unico posto da cui può passare in questo momento in questa mappa per andare nella base dell'avversario. Intanto vediamo pure la Factory da parte del giocatore Terran, che probabilmente sta andando di 1-1-1, era partito di un opening con i Reaper giustamente, però non lo vedo molto difeso contro un push di Blatt che sta per arrivare ben presto. Infatti ci sono 6 Blatt in produzione mentre la fabbrica non è ancora terminata e dalla caserma non sta ancora uscendo nulla e non sta producendo nulla il giocatore Terran, che ora ha messo in produzione un reattore appunto sulla caserma. Dopo farà uno switch con la Factory per renderla più produttiva di Alien, però viste queste blatte credo che rinuncerà a fare gli Alien il nostro amico Control CTRL, e piuttosto appunto decide di fare un bunker sopra la rampa. Un posto un po' strano, perché lui comunque deve difendere la sua espansione. Viene aggiunta una caserma da parte del giocatore in verde, che in questo momento produce anche una mina per difendersi ulteriormente da queste blatte. Intanto mette pure il comando abitale sulla sua base di espansione, forse riuscirà a finirlo e a sollevare la base prima che queste blatte arrivino a fargli veramente tanto male, perché ha poche
unità per difendersi. Intanto la mia visuale si blocca sulle rocce distruggibili. Mi sembra anche logico. Queste blatte comunque raggiungono la rampa del giocatore Terran, che in questo punto dovrebbe sollevare la sua espansione. Viene messa giù una mina, però questo no, niente, non c'è nessun custode. Questa mina può a campo libero. E pure queste blatte, grazie alla visuale del custode, del sorvegliante, riescono a distruggere un deposito, mandando il giocatore non in sopralblocco, anzi, ancora 10 supply di libertà, il nostro amico Control, che comunque sta per perdere un altro deposito. In questo momento ha perso il suo vantaggio che aveva sul supply. Ora le blatte raggiungono pure la caserma, che era in un posto troppo esposto. Una seconda mina riesce ad uccidere l'Overlord, che stava dando la visuale a queste due blatte. Intanto Urquan parla un po', se no parlo solo io qui e mi si secca la bocca. Ma ti vedevo abbastanza lanciato, quindi direi che potevi continuare. Il momento era anche concitato, abbiamo visto le mine sono decisamente devastanti. Arriva una seconda mina che si piazza vicino alla prima e ne sta uscendo anche una terza. Praticamente i Terran possono giocare con queste unità che si occultano molto facilmente e fanno danno ad area, quindi sono temibilissime, specialmente verso le masse di unità leggere come i Ling, le blatte già più resistenti, ma anche queste non possono fare più molto. Piazzandosi in questo modo, le mine possono tranquillamente fare danni. Infatti le blatte, se si avvicinano troppo, in questo caso subiranno dei danni, ma in questo momento stanno tenendo in scacco la seconda espansione del giocatore Terra. Ma arrivano subito due colpi che distruggono, tre colpi che distruggono al volo tre blatte, e subito dopo sono in cooldown le mine, ma arriva tra pochissimo il tempo di recupero. Sono 40 35, secondi, se non no, sbaglio. 40 secondi, quindi insomma sì, arrivano subito. Arriva anche un altro Reaper in questo momento, lo Zerg, che sta andando a expare nuovamente, quasi completata a metà della costruzione, la sua espansione. Intanto ci sono due camere evolutive sulla Natural che servono un po' per bloccare anche da eventuali arrasti Reaper, anche se non credo che ce ne saranno molti altri. Forse queste mine andrebbero un po' sparpagliate sulla mappa, come si fa di consueto in questi casi, lungo il percorso che fanno le unità Zerg per arrivare alla Beh, intanto fase vediamo un avversaria. nido dei Bending da parte Si di sta avvicinando. Control, che in questo momento sta per fare un drop di mine, che verrà però scoutato da questo Overlord, che passava lì per caso ed ha visto questo drop. La visuale di Fatal Error è concentrata però sulla sua base. Non è sicuro che sia riuscito a vedere il drop in arrivo. Infatti non stia facendo nulla per counterarlo. Sosa ora in questo momento l'Overlord, rimetto la visuale su tutti e vedo questa meniva che si sta avvicinando poco a poco sulla main del giocatore Zerg, e invece decide di andare sulla seconda base di espansione. Piazza una mina, forse non è stata scoutata questa mina. Ora vediamo, piazzerà altre mine in questo momento, una sulla main, e ucciderà un drone, se non sbaglio. No, non uccide nemmeno un drone, che è riuscito a salvarsi grazie al gas in cui è andato a raccogliere 5 secondi fa. Intanto una seconda mina viene piazzata sulla base di espansione e faila anche questa mina, prendendo il laboratorio che si trova dentro l'estrattore di gas. E quindi piccolo bug dalla Blizzard, che fa in modo di salvare i lavoratori quando raccolgono il gas. Ringrazia, caro Fatal Error, questo piccolo bug, perché ti ha salvato un sacco di droni in questo momento. Però Control si fa aggressivo e si dirige verso la base del giocatore avversario. Vediamo se il giocatore Terran ha ricercato lo steampack, mentre tu parla un po' dell'ingaggio che sta per avvenire. Sì, lo steampack è stato ricercato, anche lo scudo balistico. Intanto ricerca i proiettili a concussione per i due marauder che sono presenti, e anche il più uno all'attacco e il più uno alla difesa. Per quanto riguarda i marine, arriva un push aggressivissimo, forte la micro da parte del Che giocatore però Terran, non che sta riesce a sentendo portarsi via il tank che aveva portato con sé. È un po' strano come scelta. Riesce a distruggere una camera evolutiva prima che il potenziamento finisca la sua ricerca, mentre l'altro è riuscito a finire proprio qualche secondo prima che il Terran riuscisse a distruggerlo. Ora i Ling si dirigono aggressivi verso la base del Terran, perché Fatal Error giustamente pensa che il suo avversario abbia poche unità da difesa, mentre invece si troverà
proprio di fronte a un manipolo di Marine unito a un carro che anch'esso si dirige verso la base del suo avversario e probabilmente vuole dare il colpo di grazia a Fatalero che per ora sta preparando 10 Bellin che potrebbero servire ampiamente a counterare l'attacco da parte di Control CTRL che ora sposta di nuovo la sua mina, vuole metterla nella main del giocatore Zerg e intanto Control ha raggiunto la seconda base di espansione e Fatalero fa una bella azione a tenaglia e con Benelink e Ling riesce a contrastare un po' l'armata Terran che è stata racimolata nelle medivac che ora andrà a essere droppata nella natural, nella main. Sprint per le Medivac, poi una inverte il vento della sua direzione e torna indietro sulla seconda espansione, droppa, praticamente c'è un drop su due punti differenti, ma la Queen della May è riuscita a distruggere la prima Medivac, mentre la seconda si trova abbastanza a campo aperto, però non viene micrata per niente, quindi c'è soltanto Tra un l'altro Marine che questa sta mina attaccando nella main del giocatore Zerg continua a fare mattanza di droni, infatti ne ha ucciso uno aggiuntivo in questo momento. I Marine vengono salvati di nuovo da Control e vengono messi nella medivac che vengono ridroppati giù per fare in modo che prendano danni uno alla volta e fare di questi Bellin qualcosa di inutile. Il supply parla per il Terran che piazza ora due tank nei pressi della Natural e uccide quasi tutti i droni che erano presenti lì a minare, distruggerà pure la Natural, Fatal Error.